giorno amici di Officina Caruso, vi parlo da fuori così prendiamo un po' di sole in faccia, anche se stenta a venire fuori dai nuvoloni che ci perseguitano in questa metà di gennaio. Mentre Carmine lotta con una campanatura di una 3.30, andiamo in officina a parlarvi di manutenzione ordinaria e straordinaria di Ferrari. Questa vettura, che per fortuna era in mano a un esperto mentre è successo il problema, a un certo punto vertiginosamente è salita la temperatura motore, è venuto fuori per fortuna fumo dalla parte superiore del vano motore, sopra tra parabrezza e, ora vi faccio vedere la parte, è la parte del motore che, come sapete, abbiamo detto altre volte, è in posizione centrale. Si definisce centrale quando il motore è dietro la linea delle ruote. La causa del problema è stata questo tubo che Ferrari chiama tubo di uscita acqua per water pipe, qui dietro la testata. Questo tubo qua si è proprio ossidato, vedete il segno dell'ossido, nella zona di attacco alla testata, perché ha un attacco di sicurezza, vedete, con questa parte qui, questo non si può più sganciare. Non è stato facile trovarlo, ora ve lo facciamo vedere. Eccolo lì, alza. Il tubo l'abbiamo già sostituito per aiutarci con la diagnosi, anche perché non era facile capire dove toccare. Ci siamo aiutati con questo strumento, con la telecamerina. Ora vi facciamo vedere, abbiamo abbassato la macchina, dove è il tubo. Naturalmente poi provvederemo a pulire questo motore, perché onestamente dopo che esce da qui la macchina, proviamo a curare le cose. Dopo un po' di equilibrismi che vi abbiamo risparmiato, ecco qui il tubo nuovo. Naturalmente con tutto il tubo abbiamo sostituito tutte le minuterie, per ora abbiamo messo acqua perché ora andremo a provarla e vediamo quello che fa. L'auto l'ha già messa in moto, giusto? È rimasta un bel po' in moto, poi andremo su strada a provarla e poi la taglienderemo completamente con tutti i suoi ricambi rigorosamente originali e con lo Shell Helix Ultra 5 V40, che è proprio l'olio consigliato da casa madre. Non sbagliate con l'olio, vi raccomando, su queste auto bisogna fare la massima attenzione. Macchina pronta, ora provvediamo a sistemare tutto. Qua mancano tutti i buloni, questi vanno tutti sistemati. Qua mancano, qua. Perché questo, nella ricerca delle perdite, hanno provato a vedere i tubi che vanno dietro al radiatore. Questo è lo scambiatore di calore, il radiatore che raffredda l'olio del cambio. La mettiamo in moto, ieri ha girato un po' senza coperchi, vediamo come parte ora. Ok, ora la lasciamo riscaldare un po' e poi andiamo a provarla. Bene amici, siamo saliti sulla California a fare questa prova su strada definitiva, dopo aver sistemato il problema che causava l'innalzamento dopo ti puoi vedere, c'ho una regista di eccezione, la mia pilotina Domenichina. Stavo dicendo, dopo aver sistemato il problema all'impianto, e siamo abbastanza tranquilli perché il motore ha girato da fermo un po' di tempo e dovremmo andare bene. Stiamo passando per questi paesini limitrofi ai nostri, questo è San Procopio, l'occhio è sempre sulla temperatura,
e approfittiamo per sentire tutta la macchina, perché faremo come consuetudine uno stato d'uso completo, perché comunque l'auto ha avuto un intervento importante in officina e per noi è buona norma comunque fare un controllo sequenziale di tutta la meccanica, l'elettronica, la carrozzeria, anche perché sono convinto che non bisogna trascurare nulla. E ogni volta che abbiamo un'auto del genere, nonostante grazie a voi clienti che ci date tantissima fiducia, nonostante siamo abituati a vederne tante, è giusto curarle tutte con passione, come se fosse, e con attenzione, come se fosse la prima in assoluto. E approfittiamo per sentire la vettura. Quando si prova su strada un'auto del genere, intanto non bisogna mai metterla e portarla al limite, perché c'è una responsabilità importante da parte nostra a portare in strada un gioiello del genere, che comunque è sempre più difficile trovarle a prezzi economici, fra virgolette, perché sono sempre in, i prezzi sono in salita vertiginosa. E basta. Papi, che c'è domenica? Vi posso fare vedere? Sì, facci vedere, così spezziamo un po'. Mi inquadro bene. Sì, sei bellissima. Ciao. Inquadra la campagna, guarda attorno. Okay. Cosa sono questi, domenica? Alberi. Alberi di?